71 onorevoli per Sabri. Ma sono troppi! Ma scusa, è colpa mia se la TV in mano ai partiti. Tu ce n'hai 80 di onorevoli. Perché è colpa mia se la politica gestisce le banche. Sì, ho capito, però che tristezza. Tutti sti vecchi con la prostata, scusa. Dico, è anche il mio matrimonio. Se permetti, voglio qualcuno di giovane, di cool. Calciatori. Stai zitto. Scusa. Ma tipo dei calciatori? Però non blocchi, eh. Cioè, roba, non so, della nazionale, tipo. Quanto mi costa sto scherzo? Per un nazionale siamo almeno sui 40.000 euro a matrimonio, eh. Beh, coglioni. Vabbè, piena 11. 11? 11, sì. Così dopo magnato da mutucarci e sciogliamo tutto. Allora, scrivi. Principe Bordolino più 40. Sì, mi fa lui un misto assortito dei marchesi e duchi. Crepi avarizia, pure un paio di ricche regine, così famo scena, va bene? Cioè, quali regine? Non lo so, mo vede le tariffe e poi mi riferisci. Vabbè, scusate però, sono 1.600 invitati, io ne conosco se no 80, eh. È tenera, eh? Confettino, se oggi al tuo matrimonio conosci più della metà dei tuoi invitati, non sei nessuno. Oddio, scusate. Dio questo! Chi è? Per ministro. Ancora? Ma che ne so, ora un altro prestito per qua, stronza da moglie. 4 volte è fallita sta cretina. Carissimo! Sì, e come sta? Come sta quel genio di tua moglie? Eh? Sì, arrivo. Come no? Ma che disturba, stiamo scherzando. Sì, sì. Scusate, è il mio sponsor, il Bussolingo Outlet. Me lo passi un attimo? Ci parlo io. No, stavo facendo gratis. Io chiamo un po' di calciatori intanto, va? E io porto Marilyn a far pipì. C'è Francesco?